Rifare. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati qua su FIFA Mobile. Non mi ricordavo più come si chiamava il game, raga. Ho fatto tantissime migliorie nella squadra mia. Questa è la squadra attuale, con 121 di gen e 100 di intesa, dal valore di 1 miliardo e 34 milioni e 90.000 pure, con in porta Maignan, terzino sinistro Rodri, Rodrigo, sì, come no, dove cazzo sto a guardare io, terzino sinistro Mendy, difensore io uso Biraghi, pure se è Asamo, non lo so che cazzo è, però lo usiamo, non sono esperto di calcio, quindi non mi dite niente. Difensore, altro difensore centrale abbiamo Van Dijk, che ci sta tanto secondo me. Terzino destro abbiamo Tavernier, poi abbiamo al centrocampo De Bruyne con Kroos e Golovin. Poi in attacco abbiamo Rodrigo, Pelé e Rashford. Secondo me ci sta, giochiamo nei panni della Fiorentina. Io però penso che devo prendere le ricompense qua al pass stelle retro. Esatto, dobbiamo prendere un giocatore da gen 106 a 112, quindi ci potrebbe uscire qualcosa di buono. Vediamo. Ferreira, gen 107, quindi non serve in teoria. Però otteniamo anche il resto, vediamo un po'. Niente di che. Allora, Gen 107 a noi non serve. Perché Rashford ve lo porta. No, no, ce ne vuole qua. Niente, allora dobbiamo comunque giocare così. Io sto a Leggenda 3 a 706.900 coppe. Vediamo un po', raga, vediamo. È tutta un'incognita. C'è il 1 a 70, Fiorentina, PSG, signore e signori. PSG sulla carta molto più forte di noi, ma noi ci abbiamo YouTube, signore e signore. Riflettori puntati su Firenze, la città culla del Sto Rinascimento, zitto ma anche perché di grande tradizione parlano loro, c'è cioè il calcistica. volume pure È alto tempo di oggi. salutare il mio partner di telecronaca, Lelio Adani, ancora pochi istanti e poi si parte. Sfida che mette di fronte Fiorentina e Fiorentina e Paris Saint-Germain. PSG. Speriamo venga fuori una E partita di quelle che vabbè, piacciono a noi te, iniziamo, ci calcio mettiamo sempre completamente, offensivi e 0-0 via. noiosi, De Bruyne, quello che facciamo io. Rodrigo, Tavernier. Giriamo, giriamo, giriamo un po' di dribbling, raga. Rodrigo Goes. 1-0. Occasione d'oro questa. 1-0. 1-0, signori, 1-0. Dopo 5 minuti, Govin segna Possiamo 1-0. rivedere, ricorda un'altra Ci sta volta. tutta, raga, sta giocata, Assolutamente. secondo me. Arriva Govin e sfonda la rete, praticamente. Nulla da fare, Onana, mi Govin. pare che ho visto in Chiudono porta. bene le marcature con questo gol. 1-0. Forse? Ho visto un'ana? Non mi ricordo. Ok. Intercettato sulla Calcio d'angolo. traiettoria e può far ripartire la squadra. Calcio d'angolo per il Parì. No, qua è Può metterla pareggio. da lì. E Segna con la invece rete di testa, ma gli è andata male. non Palla è che riuscito diventa fuori bene gioco. nell'impresa. Si era inserito qui dentro Ci vicino. sta. Ok, il Peccato portiere si è scemito qua. Io che non c'ho riesce nemmeno Maignan, quello del a mantenere Milan. il palo con Pensa la che è ancora testa. del Milan. Mi sono perso qualcosa secondo me nel calciomercato Ecco per te, estivo. Rodrigo. Però secondo me ancora sta al Milan. Palla corta C'ho questo Rodrigo. Palla di presentimento. raccolto senza Porca problemi. puttana. Sì, Onana. Onana che adesso è portiere del. Che cazzo ne so? La gioca Della Socrates. Ecco Juve. De Ligt. Oddio, non vorrei dire una cazzata, però. Grealish. Non lo so, ditemelo pure voi perché io Efficace mi il sono perso possesso qualcosa del Paris sicuramente. Saint-Germain. Può far male da lì. Miracolo di Madonna, che Maignan. parata veramente questa. Pensavo che era pareggio. Ma tanto qua è pareggio. E invece. Rodrigo. No, Rodrigo non è riuscito. Che poi Rodrigo, so io. Decisivo l'intervento qui. Fermate Pelé, a dove cazzo vai? Ecco De Ligt. Fermatevi tutti perché siamo al 35esimo e ancora siamo in vantaggio. Dopo 30 minuti ancora stiamo in vantaggio. Noi abbiamo segnato al 5. Irregolare, punizione per il Parì. Beh. Punizione, punizione, punizione. Vediamo un poco. Secondo me serve un giocatore in più in barriera, quindi ce lo mettiamo. Saltiamo. E niente. Recupera palla Vabbè, il tanto il portiere. portiere. Non ci è arrivato nessuno. Sulla punizione, Madonna. Mi pare a Donovan.
sta a passare. Eh beh, ma qua siamo pure. Forse sbagliato a premere il tasto. No, sbagliato. Madonna. No. Mamma mia, che difesa. Non vedete niente perché non ci sa giocare. E già tanto che stiamo in vantaggio alla fine del primo tempo. Faccio un po' di sostituzione alla cazzo di cane. Non vedete niente. Io sempre così le faccio e mi sono trovato sempre bene, quindi. C'è il calcio d'inizio per il Paris Saint-Germain in questa ripresa. Bah, secondo me il fallo qua ci stava tutto, però. Forse qua l'ho sbagliata, ma proprio di brutto, però. No, invece. Forse me la sto sudando questa, poi sto urlando un matto. Sì, me la potevi passare un po' più grindosa, però. Magnan, stai a dormire. Mamma mia. Ehi, mamma mia, secondo me quello era fallo, dai. Era fallo del Parì. Qua però è gol del Parì. Questo pure secondo me era fallo, però l'avevo fatto io. Ma secondo me ci sta. Rashford. Sì. Grealish. Dai, ma si è premuto il tasto. Secondo difensore. No, no, al 70esimo. No, Müller, raga. I yogurt. Come si scrive? Yogurt. Mannaggia, raga. E questa la prova dobbiamo vincere. Dai, gol al 90esimo e la vince la Fiorentina. Fiorentina che si affida una buona rete. Dai, ripassiamo subito in vantaggio. Attenzione perché questa può essere l'azione. Mamma mia, la rete si riporta. Mamma mia, non ci credo. Qua non ci credo, raga. Ci riportiamo subito in vantaggio, raga. 74esimo. Subito in vantaggio di nuovo, 2-1 per la Fiorentina, dai che la vinciamo questa. Se noi riusciamo a tenerci 2-1 fino alla fine, che non è tanto difficile. Sì, ok, ce la facciamo. Tanto il tempo passa in fretta, è come quello sul computer che ci vogliono 4 anni lo stesso. Quindi noi ce la gestiamo un po', eh. Almeno qua non ci stanno supplementari, non ci stanno niente, non stiamo a giocare il mondiale, quindi... Non stiamo a giocare niente, stiamo a giocare il campionato. Non lo so, dovrebbero mettere tipo un campionato reale, però. Lo vede. Holland, no! Pelé, mamma mia, mamma mia. E qua 3-1 dopo la parata? No, la cosa, ma il muro... Vabbè, c'è merda. Dopo murato il tiro di Holland, poi segna Pelé. Sulla respinta, vabbè. Tocca la palla in fallo laterale. 3-1 abbiamo vinto, ragazzi. Chi se l'aspettava? Io pensavo perdiamo 4-0. Ci saranno 180 secondi da recuperare. Vediamo se riusciamo a favore il 4-1. No, niente, vabbè. Finito, finito. Abbiamo vinto 3-1. Fiorentina PSG 3-1. La possiamo prendere un amichevole, no? Eh? 3-1, raga. Signore e signori, 3-1. Secondo me Magnano in porta ci sta benissimo. Dove c'è Onana, infatti ha fatto cagare. Uno dico che Onana fa cagare, però diciamo un po' sì. Magnano secondo me è meglio di Onana. Poi fatemi sapere anche voi i vostri pareri qua sotto nei commenti. Noi chiudiamo qua con 714.000 coppe. 614.800 coppe. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Tra l'altro c'è ancora il mondiale, penso che se voi giocavo mi sarò rotto il gioco. Sì. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.